Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Sodo e Sodo Chef. Non mi riprendere troppo in viso perché non sono truccata. Allora, oggi facciamo delle frittelline, che in realtà non sono frittelline, di zucchina. Allora, ho già grattugiato due zucchine di media grandezza, medio grandi, e le ho salate. Ho girato un po', praticamente facci vedere qua, signor Luvage. Praticamente mettendo il sale rilasciano un po' della loro acqua, e questo ci serve perché adesso facciamo, non sarà una videoricetta, cioè tipo un cucinate con sodo, tutto in diretta. Andiamo a prendere un po' di farina 00, che ovviamente, te l'ho spiegata la cosa del... no, non te l'ho spiegata, l'ho spiegata in live. Ti ricordi quando ho fatto il pane che sapeva di sapone? Ho capito perché. Praticamente avevo fatto dei panini che sapevano di sapone e non capivo come mai. Poi, quando eri via, ho fatto delle frittelline di carota e formaggio che sapevano di sapone. Mi sono resa conto che quel pacco di farina l'avevo messo sotto alla TV insieme alle candele, e quindi praticamente avevo assorbito il profumo delle candele e sapevo pure di candela, quindi bello. Allora, sto mischiando un po' di farina e verrà assorbita dalle zucchine e dall'acqua rilasciata. Di solito ci metto anche le uova, un uovo, però non ci sono, quindi facciamo così. E mettiamo un po' di pan grattato perché lo devo finire, quindi è un cucinate con sodo. Ovviamente, se viene bene, replicate la ricetta; se non viene bene, avete visto un video di qualche minuto e avete perso tempo, e va bene così. Avete visto che praticamente l'acquetta delle zucchine si sta tutta assorbendo. Direi di metterne ancora un po', e queste le mangeremo fredde perché le sto preparando ora, che poi io le porto al lavoro. Vabbè, se vuole Luigi se le scalda in microonde, però secondo me non ce n'è bisogno. Facciamo amalgamare questo, e nel frattempo, se ti va di passarmi, no, lo prendo io. Allora, pepe, ho sporcato pure con la pepe, una generosa spolverata perché le spezie sono buone, danno sapore, soprattutto perché qua non c'è molto, e paprika, anche perché dà colore la paprika. Sembrerà che c'è dentro l'uovo, ma non c'è l'uovo, è più light. Guardate come sono carine. Poi, in realtà, avevo bisogno di un pentolino, ma il pentolino è a lavare. Cioè, proprio video fatti così. Noi che ci eravamo riproposti di fare video professionali, no, video fatti così. Ok, beh, che dici, amore? Oggi Luigi non parla perché non sta bene. Non l'ho sostituito, vi posso garantire che è sempre Luigi. Però non sta molto bene, quindi non sta parlando. Anzi, bugia, in realtà è perché non vi vuole bene. Vi ha dimenticati. Anzi, bugia, io lo so qual è il vero motivo, ma non ve lo posso dire. O lo dico? Praticamente ha detto che da quando se n'è andato le visualizzazioni sono andate un po' meglio, quindi non vuole più farsi vedere perché dice che è lui che abbassa le visualizzazioni. Ovviamente, se siete d'accordo con Luvage, scrivete hashtag Luvage ha ragione. Se invece non siete d'accordo e volete Luvage nei nostri prossimi video, scrivete hashtag Luvage torna. Così si renderà conto, poi magari ti immagini che ci sono tipo 5 commenti tutti hashtag Luvage. Cos'è che ho detto? Luvage ha ragione. Nessuno ti vuole, povero l'amore mio.
Allora, un po' di olio, non tanto, questo non doveva succedere, e prendo il, non inquadrare qua che è un casino, dov'è il nostro, pennellino? Allora, pennellino di silicone per ungere bene tutto. E questo, cioè sta casseruola tipo in teoria non doveva, cioè non dovevo utilizzare questa, ma l'altra sta nella lavastoviglie, non mi va di interrompere la lavastoviglie. Ho messo un po' troppo di olio, quindi lo metto pure sulle pareti, così, giusto per. Ok, accendiamo, accendo questo qua un po' più grande. Così. Le zucchine non le ho salate perché le avevo già salate prima per far uscire l'acqua. E non so come sono, se ne ho messo troppo prima, se ne ho messo poco. Latte non ne sto aggiungendo perché in realtà sono state, penso, 4 ore, quindi hanno rilasciato già un bel po' di acqua, quindi non ce n'è bisogno. E praticamente ora le provo, cioè ne faccio una piccolina, la provo, vedo se c'è bisogno di sale, glielo aggiungo poi. Glielo aggiungo poi in corso d'opera, ne faccio una piccola piccola piccola, vediamo, ok, piccolina piccolina, e faccio le altre. Questi a Luigi piacciono, le avevamo fatte sia così sia senza uovo, io le preferisco con l'uovo. Luigi invece le preferisce così, le dovete fare molto sottili in modo che si cuociono subito. Salute. In modo che si cuociano subito e la crosticina sia più buona. E comunque mi hai lavato la spalla, non è per dire, anche se ti sei girato mi hai lavato la spalla. E che stavo dicendo? A me piacciono di più con l'uovo perché escono tipo pancake. Però sono anche più pesanti, essendo che stiamo cercando di fare dieta. Anzi, diteci se avete voglia, dato che si spera che l'ennesimo tentativo vada a termine, avete desiderio di vedere dei video aggiornamento dieta? Ci proviamo per l'ennesima volta a dimagrire, non so se ce la facciamo, però speriamo che alla soglia dei 30 sia la volta definitiva. Boh. Volete vedere dei video del genere? Oggi invece Luvaige, sì, anch'io ti amo amore, fai vedere la tua manina, vedete? Esiste Luvaige, non è uno spiritello monello. Oggi invece Luigi ha cucinato un risotto molto buono, devo essere sincera. Non vuoi dire com'era? Devo parlare io. Il naso. Il naso. Allora, praticamente ha fatto un risotto alla barbabietola. Ha fatto un risotto alla barbabietola con sopra un cucchiaino di yogurt. Devo essere sincera, era molto buono. Allora, vediamo se questo primo frittellino qua è salato giusto o devo aggiungere sopra gli altri del sale. Lo mangio così anche se dovrebbero cuocere un po' di più, però. Allora, aspetta, vedete come sono sottili? L'ho un po' distrutto questo. Tieni amore, puoi mangiare questo? Ci vuole sale? Sì? Ci vuole un po' di sale che per i prossimi mettiamo quando ancora si sta, c'è la pastella morbida. Ok, allora quando vediamo che, come qua vedete, la pastella si è già un po' cotta, giriamo e facciamo brustolire da una parte e dall'altra. Ta-da!
È un po' scomoda in questa pentola con i bordi alti, in questa casseruola, però guardate che bellina. Questa magari ancora un minutino. Nel frattempo facciamo le altre e così fino alla fine. Io direi che possiamo vederci magari, fatemi stendere questa, ci possiamo vedere magari a frittelline finite. Allora più tardi. Allora, tesoro, questo è il risultato. Come vedete sono carine, soprattutto leggere, tipo sanno di zucchina. Comunque vi ringrazio della visione. Ah, ho aggiunto poi, quando vi ho salutati, un po' di pan grattato, perché me ne ero scordata nelle prime queste, invece tipo qua si vede un po' di pan grattato, non so se, ecco. E comunque questo è il risultato. Vi ringrazio tanto della visione. E fatemi sapere se le provate o se tipo le fate già ed è una cosa talmente banale che è inutile farci un video. Comunque fatemi sapere se volete l'Uvaige, hashtag cosa avevamo detto, ritorna l'Uvaige. Se invece non volete l'Uvaige, hashtag l'Uvaige ha ragione, cioè che deve rimanere fuori dai video. Vi ringrazio della visione, ovviamente io voto hai ragione l'Uvaige, però vi ringrazio della visione, vi mando un super bacio e al prossimo video. Ciao belle.